siano ben visibili. Avevo zoomato. Sì, sì, grazie. Potete poi uscire. Grazie mille, grazie ancora amici, grazie. Mamma, ma levati! Tutte le opere in semicerchio, così possiamo vederle. Un attimo, vieni dopo fare la carrellata. Grazie, grazie. Grazie mille. Ilaria Pestarelli. Allora. Aia, 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 c'è un campo alla mano. Ce la fai a fare il video un secondo? Mi ha preso un crampo alla mano, maledetta me! Ma lo sta già facendo? Sì. Portatemi. Mamma! Eccolo! Perfetto! Alzalo un pochino, Giuliano, alzalo. Stiamo cambiando microfono, nessun problema. Crampo alla mano! Bene, va bene, ottimo, perfetto. Questo... No, no, quella lì mi serve, quella lì mi serve. Dimmi. Cosa è successo? Gli occhiali. Chi è che ha preso la sedia lì? Cosa è successo? Oddio. Chi l'ha preso? Nicky, c'è stato sbarrito un paio di occhiali, scusate. No, eravamo qui. Aspetta, ma abbasso io. Chi è che ha preso? Scusatemi, c'è un piccolo problema, cerchiamo di risolverlo. Dove sono gli occhiali? Ila! Ila! Saluta! E vedi tu, Giuliano, un attimo. Allora, tanto io vado avanti perché... Sì, 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 ero ti metto in condizione. Ora. Prendi anche i nomi, fai zoomata. Bene, se vuoi, ecco Paola, purtroppo. Se vuoi venire qui, è un posto migliore. Scandale. Perfetto, benissimo, Paolo Baldini, prego. Io volevo dire semplicemente, insieme al nostro vice sindaco, a tutta l'amministrazione comunale, volevo ringraziare intanto il maestro Luciano Biani, che tutti questi anni ha collaborato con noi, e quindi eccolo qua il maestro, che è un caro amico, ma è una persona veramente deliziosa, che ci aiuta, ci sostiene nel nostro cammino culturale, quindi lo ringraziamo. Insieme naturalmente a me, ringraziamenti a Giuliano, li ha già fatti il sindaco, e quindi io li faccio volentieri invece al maestro, e sottolineo questa cosa. Poi voglio ringraziare tutti gli artisti che sono rimasti con noi da stamattina, in particolare ci sono due ragazzi più giovani, cioè c'è la nostra... Alessia Ferrari, e sono contenta che sia qui. Lei adesso sta frequentando, ha iniziato con noi insieme a papà, e ora sta frequentando la terza classe, vero, del liceo artistico. E poi voglio anche salutare Luca, che è il figlio della signora che ha dipinto con noi, che è un piccolo artista, e quindi lo voglio ringraziare. Poi ecco, veramente a tutti quelli che, i vecchi, come diceva oggi il sindaco, e anche i nuovi della scuola, soprattutto di Luciano, e quindi sottolineiamo che la scuola sta avendo un grande successo, e quindi grazie, scusatemi, ma dovevamo dirlo. Bene, Paolo. Paolo? Bene, Paolo si assolve. Assolutamente. Sei passato Luciano. No, Luciano, vieni. Francesca Rossi. Beh, allora, io dunque mi sposto un attimino. Allora, vorrei che appunto vicino a ogni quadro ci fosse l'artista, perché almeno abbiamo anche una visione, una visione d'insieme, e facciamo poi appunto una bella foto. Io vorrei anche qualcuno che si avvicinasse poi qui con me e ci spiegasse magari... Alessandra? Alessandra! Alessandra! Alessandra, subito. Alessandra, sì, no, invece male perché c'era il nome. Scusi. Alessandra, dai. Che cosa è successo? Allora, io sono molto divertita con gli anni a usare i colori, a giocare con i colori.
E quest'anno ho diviso la tela in due parti perché per me è un momento un po' di cambiamento per tante cose, quindi ho voluto proprio dividere un po' il passato e quello che mi aspetta. Infatti la scritta che è nella seconda parte di tela parla del futuro che non è ancora scritto e spero di scriverlo bene. Brava. Un futuro da scrivere, un messaggio di speranza. Alessandra Rossi, fategli un applauso. E vedo un altro signore che conosco perché eravamo a pranzo insieme, forse Giobatta Framarin, se non sbaglio. Ecco qua Giobatta, sì, guardavo il signore ma poi in realtà lei si spostava. Ecco qua, allora mi spieghi un po' invece la sua creazione. Molto semplice, la visione, diciamo, ho tradotto il fiume Vezzano, non si vede, ma è il fiume di Vezzano, la parte bassa, diciamo, no? Sì, esatto, sì. Ecco, quindi non ho fatto un borgo, diciamo, caratteristico, però ho messo il fiume, diciamo, che fa parte del comune di Vezzano. Certo, per cui la caratteristica è il fiume. Bene, grazie, grazie mille. Fategli un applauso. Allora, Luigi, allora Luigi, vedo una bimba, mi togliete per cortesia, ecco, Luigi, prego. Partecipo per la quinta volta, mi sembra, e quest'anno ho voluto ispirarmi all'impressionismo, come avevo dipinto in plein air, come sempre, allora ho dipinto una bimba su una scogliera con dei colori vivi, che mi ricordano appunto la musica che si organizza in colori come la Martina, lo spirito di Giga, esatto, basta. E allora, sua sorella? Ho fatto questa immagine che rappresenta, ecco, lo spirito della giornata. Bene. Grazie Luigi, fatevi un applauso. Grazie. E Nadia, prego, non è facile uscire, l'hanno messa in castigo. Sì, sto aspettando che arrivano anche i premi, perché ora poi faremo una premiazione generale. E fra l'altro appunto chiamo Giuliano che si sta organizzando, poi faremo una premiazione generale di tutti. Allora, la faccio più. Nadia. Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questa giornata, per me la prima volta, è stata un'iniziativa molto bella che ho apprezzato con la mia famiglia. A me la musica, ma va, te, ti prego, non ce la faccio più, non ho più pazienza. Fiori, farfalle, arcobaleni, perché penso che la musica sia colore, luce, emozione e viceversa la pittura è sempre questa cosa. Bene. Grazie Nadia, fategli un applauso, bellissima. Allora, Franco, quando diamo? Chiediamo poi tutti insieme, così almeno sentiamo tutti e poi li consegniamo, non fuggite. Franco, eccolo qui. Bravo. Io vi ringrazio per l'esame, ho un'ammirazione, perché mi mostra il tutto. Diciamo una attività sociale per l'anno, grazie a Alessandro Di Pergola, il comune di Vezzano, non lo spero. Il comune di Vezzano qualche anno fa arrivava fino a Spezia. Arrivava fino a Spezia, benissimo. La Porta Rossa, grazie. Grazie Franco. Allora, Susanna, io...